Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto di essere presenti in questa conferenza stampa. Noi come Italia Viva centelliniamo spesso, diciamo, le conferenze stampa, le dedichiamo solo alle cose davvero molto, molto importanti per noi e questa la riteniamo tale perché abbiamo con Lisa Noia presentato un progetto di legge che poi è stato sottoscritto da tutto il gruppo di Italia Viva sul tema dell'accessibilità al trasporto pubblico locale da parte delle persone con difficoltà motorie, con disabilità. E questo è un intervento che lavora strutturalmente sul tema, diciamo, dell'accessibilità, perché in realtà rivoluziona il criterio di assegnazione del fondo di riparto nazionale, quindi delle risorse che il Ministero attribuisce alle aziende di trasporto pubblico locale, inserendo un nuovo criterio. Poi dopo vi racconterò quali sono, diciamo, i criteri attraverso i quali il Ministero oggi lavora e in un certo senso giudica le aziende perché attribuisce loro delle risorse. Questo è un criterio, diciamo, nuovo che noi chiediamo di inserire e che corrisponde, diciamo, ad un'assegnazione pari al 5% della capacità, diciamo, di trasporto pubblico locale, solo ed esclusivamente sulla opportunità di garantire l'accessibilità ai mezzi di trasporto pubblico locale alle persone con mobilità ridotta. Questa, diciamo, nuova assegnazione, ripeto, rivoluziona un po' il fondo che fino ad oggi era sostanzialmente assegnato sulla base dei criteri che ora vi riepilogo. Il 10% veniva assegnato sulla base dei proventi derivanti dall'aumento del traffico, il 10% attraverso, diciamo, la individuazione dei cosiddetti costi standard e l'80% invece aveva, diciamo, un'attribuzione sui livelli di servizio, a cui poi è stata, diciamo, inserita un'ulteriore, diciamo, specificazione di penalizzazione del 15% laddove le aziende, diciamo, non si adeguassero, diciamo, al percorso di evidenza pubblica, diciamo, per quanto riguarda l'assegnazione dei servizi. Questo era, diciamo, il meccanismo che la legge 50 del 2017, nelle sue varie, diciamo, rivisitazioni, aveva individuato. Mancava questo elemento che io, diciamo, definisco di civiltà e che secondo me, diciamo, potrebbe essere molto utile per incentivare le aziende a che cosa fare? Innanzitutto, diciamo, a immaginare dei percorsi completi che possano essere fruibili, perché il tema è questo. Oggi non è che non ci siano dei mezzi che sono dotati della strumentazione necessaria per poter garantire l'accesso. La cosa più difficile per una persona che è affetta da, diciamo, mobilità ridotta è il fatto di avere dei percorsi completi, quindi di poter studiare in completa autonomia il fatto di spostarsi da una determinata zona ad un'altra determinata zona per necessità ovviamente personali e farlo sapendo, diciamo, che anche l'intermodalità dei mezzi, diciamo, quindi la sequenza con la quale questi mezzi, diciamo, si alternano, sia completamente accessibile. E questo introduce un altro principio che a noi sta moltissimo a cuore e che forse è addirittura più importante dell'elemento incentivante, che è il tema dell'autonomia. Cioè noi vogliamo, come dire, che le persone siano in grado di strutturare i loro percorsi in completa autonomia attraverso delle app, attraverso dei siti internet che consentano loro di avere, diciamo, davanti tutte le opportunità e di sapere nel dettaglio quali mezzi sono in grado di garantire loro questo tipo di percorso. Ed è l'altro elemento che abbiamo inserito nella proposta di legge, cioè il fatto di rendere obbligatoria l'attivazione di un percorso di trasparenza e di servizio per tutti. A noi piace, diciamo, definirlo uguale perché, diciamo, pensiamo che questa parola, diciamo, corrisponde esattamente allo spirito che ha animato la nostra proposta. Naturalmente, questa proposta non è stata costruita solo, diciamo, da Raffaella Paita o da Lisa Noia, che si sono occupati dei temi, o da Luciano Nobili, che è l'altro membro della nostra commissione, ma anche, diciamo, dalla collaborazione che noi teniamo sempre molto attiva con le associazioni, e qui noi abbiamo Vincenzo Falabella, presidente di FISH,
Roberto Romeo, vicepresidente Fund, ma anche e soprattutto con le diciamo, realtà che si occupano della rappresentanza delle aziende di trasporto pubblico locale, all'interno delle quali ci sono situazioni articolate, perché bisogna anche dire che in Italia non tutte le realtà sono omogenee da questo punto di vista. Infatti oggi abbiamo chiamato a questa conferenza stampa per portare anche uno spaccato, diciamo, una rappresentazione di quello che accade nel sistema paese, Arrigo Giana, che è il presidente di Agens. Quello che voglio anche sottolineare è che il lavoro, e poi darò la parola a Lisa, anche diciamo perché potrà sicuramente essere più precisa di me nel raccontare tutta una serie di interventi, quel nostro lavoro sul tema della disabilità, sui servizi di trasporto, diciamo, e nel paese, è un lavoro che diciamo, sta andando avanti da parecchio tempo, e che ci ha portato a fare delle cose in questa legislatura, voglio definire, come dire, importanti, perché dovrebbero essere la normalità, tanto per essere chiari. Però, insomma, per noi sono obiettivi comunque, diciamo, che fino ad oggi non si erano mai conseguiti. Ricordo, che non solo per merito di Italia Viva, ma anche attraverso proposte di Italia Viva, la Commissione Trasporti ha di recente, attraverso il decreto infrastrutture, introdotto maggiori sanzioni per chi parcheggia in aree riservate ai disabili e addirittura, diciamo, la possibilità di togliere i punti della patente per chi, diciamo, commette un'infrazione così grave dal punto di vista anche, diciamo, della civiltà. Okay? L'altro elemento è che noi abbiamo finalmente, ed è stata una battaglia durissima perché ce la siamo viste più volte respingere anche, diciamo, con posizioni molto rigide da parte della ragioneria, noi abbiamo finalmente stabilito la totale gratuità delle strisce blu per le persone che parcheggiano e che sono appunto persone che hanno disabilità in tutto il territorio nazionale. Su questo punto c'era stato un grande dibattito perché naturalmente avrebbe comportato nelle città, no? Come dire, la necessità di stanziamenti specifici e dedicati, però insomma noi, Italia Viva con proposte specifiche, ricordo che sul tema l'onorevole Gadda aveva lavorato molto, ma ovviamente anche Lisa Noia e diciamo, i membri della Commissione Trasporti. Poi con diciamo, un lavoro corale portato avanti dentro la Commissione Trasporti siamo riusciti anche in questo obiettivo. Quindi considereremo l'obiettivo della legge che stiamo, diciamo, presentando oggi un altro tassello fondamentale che naturalmente, e chiudo su questo, non esaurisce la necessità di riforma del trasporto pubblico locale, un tema più complessivo su cui io torno spesso. Noi abbiamo bisogno di avere più investimenti nel trasporto pubblico locale. Questi investimenti non possono essere solo ed esclusivamente ad appannaggio del fondo nazionale, devono essere anche il frutto di un efficientamento serio da parte delle aziende che operano sul territorio. E la discrasia, diciamo, la differenza di prestazioni tra un'azienda e l'altra nel sistema paese è troppo accentuata. Ci sono realtà dove le cose funzionano molto bene e realtà dove purtroppo le cose funzionano ancora molto male. Okay? E quindi noi abbiamo bisogno di favorire percorsi di integrazione, percorsi, diciamo, di aggregazione tra, diciamo, le varie realtà. Perché, come dire, le esperienze buone contaminino quelle, diciamo, che sono rimaste un po' più indietro nell'erogare servizi essenziali per i cittadini e lo abbiamo visto durante, diciamo, la vicenda Covid, quanto questi servizi sono stati cruciali e essenziali per la vita delle persone. Lascio la parola a Lisa Noia, che grazie mille, ringrazio molto l'onorevole Paita e tutto il gruppo di Italia Viva, a partire da Luciano Nobili che insieme all'onorevole Paita ci rappresenta in Commissione Trasporti. Noi abbiamo lavorato a questa proposta, così come diceva prima Raffaella, anche a tutte le proposte relative invece all'altro pezzo che è stato portato a casa in questa legislatura, appunto quello dei posti con le strisce blu, per varie ragioni. Intanto perché il diritto alla mobilità è un diritto
sancito dalla Convenzione ONU, che il nostro Paese ha ratificato e che quindi è un pezzo del nostro ordinamento giuridico e che appunto riconosce tra i diritti fondamentali delle persone con disabilità quello alla mobilità, che è un diritto fondamentale di tutte le persone, quindi ovviamente anche delle persone con disabilità, ma che per poter essere esercitato richiede uno sforzo in più, richiede appunto di costruire un sistema di trasporti integrati in cui si tenga conto di chi per muoversi ha dei bisogni particolari. Possono essere persone che hanno una disabilità fisica, sensoriale, anche cognitiva. Quindi, come diceva l'onorevole Paita, anzitutto è un tema di civiltà. Io però penso che sia anche un tema di sviluppo e crescita del nostro paese, perché il sistema dei trasporti pubblici nelle città è, se possiamo dirlo, forse il biglietto da visita di quella città. Chiunque arrivi in una città di tutto il mondo, il turista, il primo, diciamo, il primo riscontro che ha del funzionamento di quella città è quello dei trasporti pubblici, cioè se funzionano o non funzionano. Quindi il fatto di avere un sistema di trasporti pubblici in grado di rispondere alle esigenze di tutte le persone con disabilità, ma anche che hanno difficoltà motorie che possono essere temporanee o anche difficoltà legate, faccio un esempio, al fatto di avere una carrozzina con un bimbo piccolo, hanno un impatto, si fanno un'idea di come funziona quella città. Quindi è anche un tema di attrattività, io credo, e di crescita economica e di attrattività turistica che secondo me noi non dobbiamo sottovalutare. Il turismo accessibile è una potenzialità enorme per il nostro paese. Noi siamo un paese che ha una capacità di attirare turisti da tutto il mondo, ma spesso, questo ce lo dicono i dati, la scelta magari ricade su altri paesi, perché in quei paesi è più facile muoversi, è più facile fare il turista laddove si incontrino ostacoli che appunto possono diventare insormontabili. Quindi io penso che oggi, dopo la pandemia, in un momento in cui il nostro paese può cambiare pelle, in cui abbiamo degli investimenti importanti, in cui abbiamo anche imparato quanto il fatto di avere un sistema che funziona o non funziona può bloccare l'economia di una città e di un paese, ecco, questo è il momento di fare questi interventi che, come diceva l'onorevole Paita, hanno carattere strutturale, perché la scelta di inserire un nuovo requisito nei criteri di ripartizione non è qualcosa che dura un anno, due anni, è qualcosa che rimane un'eredità da lasciare per i prossimi anni. Così come quello, voglio togliere altro tempo, dell'obbligo di immaginare, di dare delle comunicazioni sui percorsi accessibili che una persona può immaginare di compiere quando decide di spostarsi da un luogo all'altro, è un altro degli elementi fondamentali dell'accessibilità, perché vedete, per una persona con disabilità c'è il tema della barriera, ma c'è anche il tema della pianificazione del suo spostamento. Una persona con disabilità non si può permettere di dire esco di casa e andrà come andrà, deve sapere qual è il percorso che potrà fare, perché se non lo sa rischia di trovarsi intrappolato in una situazione in cui non può né tornare indietro né andare avanti. Quindi il fatto di fornire delle informazioni affidabili, questo è un elemento molto importante, affidabili e costantemente aggiornate, è un elemento che può cambiare la giornata di una persona, può cambiare la sua possibilità di programmare i suoi appuntamenti di lavoro, la sua possibilità di avere una vita sociale. Senza quell'elemento informativo è come uscire di casa e non sapere se, quando e dove si potrà arrivare. Visto che noi viviamo in una società in cui il flusso di informazioni e la capacità di mappatura è enorme, il fatto di inserire questo come un criterio a cui le aziende del trasporto pubblico devono necessariamente adeguarsi significa mettere tutti i cittadini in condizione di pianificare il loro diritto alla mobilità, che non è poco. E anche questa è una misura strutturale, perché non è una tantum, vuol dire cambiare il modo in cui consente ai cittadini di programmare la loro giornata. Quindi sono due interventi che possono sembrare piccoli, ma in realtà io penso che siano molto grandi, nella misura in cui incentiveranno da un lato
privato, imporranno dalle altre aziende pubbliche di fare uno sforzo su un tema che, ripeto, serve per il grado di civiltà del nostro paese, ma serve anche per la crescita del nostro paese. Questi due elementi di equità, giusta civiltà da un lato e crescita economica e sostenibilità sono due elementi che, quando vanno insieme, creano il progresso in un paese. Aggiungo anche che quando si parla di sostenibilità non dobbiamo mai dimenticarci che nell'agenda ONU 20 e 30 la sostenibilità non è solo quella green, che ovviamente deve accompagnare tutta questa fase di investimenti nell'ambito anche delle infrastrutture e dei trasporti. È anche la sostenibilità sociale, la giustizia sociale, di cui l'accessibilità è un diritto e uno strumento essenziale, una precondizione. Senza l'accessibilità non ci può essere inclusione. Quindi io sono contenta, spero anche che riusciremo a portare avanti questo provvedimento in tempo rapido, avendo il sogno di riuscire ad approvarlo entro la fine della legislatura, anche se sappiamo che naturalmente le leggi di iniziativa parlamentare fanno un po' più fatica a trovare spazio, però spero anche che, essendo in una fase un po' di, come dire, si spera di conclusione di questa fase emergenziale, forse il Parlamento avrà un pochino più di spazio per calendarizzare questa proposta di legge, che spero anche altri gruppi appoggeranno, magari sottoscriveranno, perché credo che potrebbe essere, come è stato per le strisce blu, una bella iniziativa trasversale e unanime, mi auguro. Grazie. Grazie Elisa, sì, infatti Elisa ha detto una cosa importante, noi cercheremo di condividere il più possibile anche con altri gruppi questa iniziativa e non escludiamo che, visto che il percorso della proposta di legge è comunque un percorso complesso e lungo, di utilizzare dei veicoli normativi che arriveranno in corso d'opera per, diciamo, presentare emendamenti che velocizzino questo nostro passaggio. Tra l'altro, mentre parlava Elisa, poi ora do la parola ai rappresentanti delle associazioni. Stavo pensando che chiunque di noi lanciava anche una sfida, diciamo, un po', come dire, impegnativa a tutto l'universo, diciamo, delle mappe di trasporto. Se voi aprite Google Maps, avete davanti il percorso con la macchina, il percorso con il tram, però non esiste il percorso con il trasporto pubblico e, diciamo, dedicato, diciamo, a chi ha disabilità. E questa, come dire, noi lanciamo una sfida veramente a tutti coloro che lavorano, diciamo, nell'ambito della costruzione di siti o di app che individuino percorsi, a modernizzarsi e a fare, diciamo, delle cose che, come dire, si ispirino esattamente alla norma che stiamo presentando. Prego. Grazie onorevole Baita, grazie onorevole Noia, grazie al gruppo Italia Viva, vedo anche l'amica Versace, l'onorevole Versace. Grazie perché fondamentalmente si era nascosta. Non è da lei, non è. Grazie perché fondamentalmente il nostro paese aveva bisogno di un ulteriore slancio proprio per cercare di dare corpo e sostanza ai principi, come ha detto giustamente chi mi ha preceduto, ai principi dettati dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Ma io oggi qui vorrei richiamare anche la nostra Carta Costituzionale, l'articolo 3 della Costituzione che parla di equità, parla di parità, parla di eguaglianza, quell'eguaglianza che a volte spesso nel nostro paese, purtroppo per quanto riguarda le persone con disabilità, viene violata. Allora, della norma che è stata, della proposta di legge che viene oggi presentata, ci sono due aspetti fondamentali. Il primo aspetto da non sottovalutare è l'aspetto della premialità. Finalmente vi è una norma che non reprime, ma premia. Proprio in virtù del fatto di quella sollecitazione alla consapevolezza che oggi più che mai il nostro paese deve essere pronto a dare risposte a tutti i cittadini, nessuno escluso. Proprio perché nessuno deve rimanere indietro rispetto alla crescita non soltanto economica, mi auguro, visto il periodo che abbiamo passato nel nostro paese, ma soprattutto nel dare risposte certe e non più rinviabili a quelli che sono i diritti costituzionali dei nostri cittadini e delle nostre cittadine. Il tema dell'accessibilità è un tema fondamentale, centrale nelle politiche del nostro paese. Non possiamo parlare di inclusione sociale se non abbiamo garantita accessibilità, se non abbiamo garantito quell'aspetto della fruibilità degli spazi esterni che passa attraverso necessariamente
ai mezzi pubblici, ma non solo. Allora, vedete, abbiamo a nostro avviso una grande sfida davanti a noi. Se la sapremo cogliere, sicuramente riusciremo a sollevare le sorti del nostro paese, perché la pandemia ha evidenziato tante criticità, ha evidenziato soprattutto una criticità del cosiddetto welfare, quel welfare di protezione non ha protetto chi avrebbe dovuto proteggere. Allora, vedete, noi siamo fortemente attenti a che il nostro potere legislativo intervenga in maniera significativa, con atti, con norme concrete, perché fino ad oggi ci siamo retti soprattutto dalla sensibilità di quell'imprenditore o di quell'amministratore delegato, a seconda se parlavamo di imprese pubbliche o imprese private, nell'essere attenti a quelli che erano i bisogni delle persone con disabilità. Quindi poter intervenire in maniera significativa con una norma che guardi non soltanto la persona con disabilità, ma la persona nella sua completezza e poi la condizione di disabilità, questo è il grande cambiamento culturale che noi chiediamo da tempo, con forza, al nostro potere legislativo. Legiferare in maniera tale che tutti possano essere attinti da quelle norme che vengono emanate. Il tema dell'autonomia passa attraverso questa nuova tecnologia, le app, internet, quindi avere app accessibili, avere app fruibili per tutti, non soltanto per chi vive con una condizione di disabilità, lo impone anche, abbiamo richiamato l'Unione Europea, ma la nostra Convenzione ONU non parla più di barriere architettoniche, parla di universal design. Mi piacerebbe effettivamente che il nostro paese si adeguasse a questo nuovo cambiamento culturale, e quindi quando si parla di accessibilità si parla in maniera trasversale per tutti, per le donne che portano i propri bimbi a spasso, per gli anziani, per le persone con disabilità. E sì, un cambiamento culturale. Oggi Italia Viva sta sollecitando, i provvedimenti che avete citato sono tutti provvedimenti basati più che altro sulla repressione, no? Nel senso che aumentiamo le sanzioni per chi parcheggia sui posti riservati alle persone con disabilità, aumentiamo i punti da togliere sulla patente per chi viola una norma. Però io vorrei ricordare che il nostro ordinamento è un ordinamento basato sulla prevenzione e non sulla repressione, quindi questa norma di legge va in quella direzione, nel premiare chi è attento ai bisogni dei nostri cittadini. Questo è il grande cambiamento culturale che passa non soltanto da questa norma, ma passa anche da questi momenti di confronto, da questa contaminazione, mi piace utilizzare questo termine, che dobbiamo alimentare all'interno delle nostre comunità di appartenenza, perché sappiamo bene, lo ribadisco ancora una volta, la disabilità non è una malattia, la disabilità è l'interazione con l'ambiente esterno, più ostile questo è, più viene elevato il grado di autonomia. Quindi ecco che abbattere queste barriere e rendere fruibile tutto quello che ci circonda sicuramente garantisce quell'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale. Noi ci siamo a sostenere la proposta di legge, ci siamo a migliorarla laddove ci sono elementi per poterla migliorare. Abbiamo, come sempre ho detto, messo da parte la sterile rabbia e l'improduttivo mugugno. Oggi il nostro paese non ha bisogno di ostruzionismo, ha bisogno di collaborazione, di apertura, di confronto, e quell'apertura, quel confronto e soprattutto quell'avvio costruttivo noi lo vogliamo fare con Italia Viva, con tutte le forze di maggioranza e la forza di opposizione, proprio per dare dignità ai nostri cittadini e alle nostre cittadine con disabilità. Grazie. Grazie veramente. Adesso darei la parola a Rigo Giana, presidente di Agens, e poi chiuderà Luciano Novi. Grazie presidente Paita dell'invito a questa occasione. Un saluto all'onorevole Noia. Noi siamo, vuol dire, come associazione, come operatori, chiaramente il front line di questo tema, anche se poi è un problema che arriva più da lontano. E secondo me la bontà di questa norma, di questa proposta, è esattamente questa, cioè che fa diventare il problema un problema di sistema, perché di fatto l'operatore si trova a dover gestire delle situazioni che però in realtà dipendono in buona parte da scelte strutturali, infrastrutturali, che derivano dal passato e che non sono sempre di competenza dell'operatore. Questo vuol dire che gli operatori devono, e lo sono, coinvolti in prima linea su questi temi. Poi vi racconto anche qualcosa
magari di più rispetto all'azienda che amministro direttamente. Ma il fatto che questo incentivo passi comunque con un'iniziativa parlamentare, arrivi poi agli enti locali, perché l'incentivo vero poi è sulle regioni, no? Quindi che sono i soggetti competenti in termini di regolazione del trasporto pubblico e di conseguenza sugli operatori, corresponsabilizza tutta la filiera, cioè tutta la filiera di coloro che hanno in mano le leve per poter intervenire e poter rendere il trasporto pubblico sempre più accessibile e più inclusivo. Il tema quindi di incentivare investimenti, qualità del trasporto pubblico in generale in una logica di sostenibilità, soprattutto nelle grandi aree urbane, ma di inclusività e di accessibilità, è un tema che deve essere posto, ribadisco, a tutti i livelli. A tutti i livelli, perché gli enti regolatori hanno gli strumenti, le leve, devono prevedere investimenti mirati su questi aspetti. Noi lo stiamo facendo come associazioni, in particolare Agens e le aziende rappresentate da Agens. È molto vero quello che diceva la Presidente Paita, ci sono situazioni profondamente diverse. C'è un problema generale del trasporto pubblico locale, diversa qualità, diversa sensibilità secondo delle aree, delle zone e delle città, e questo non è accettabile, chiaramente. Quindi l'impegno nostro come associazione è quello di definire degli standard. Questa norma ci aiuta enormemente a definire degli standard e sapere che quelli non sono standard minimi di qualità, come dire, sono requisiti essenziali. Una rete di trasporto pubblico non può essere definita tale se non è accessibile. Se non è accessibile a chiunque intende utilizzarla. E noi abbiamo ovviamente l'obiettivo, io sono d'accordissimo ed è un po' quello che ci ispira, peraltro in confronti che poi facciamo, insomma, l'onorevole Noia ci conosce un po' di più, adesso metto il cappello di ATM, quindi dell'azienda di Milano. E l'obiettivo è esattamente quello, io penso che quello sia il punto al quale tutti dobbiamo tendere, consentire a chiunque di poter viaggiare senza dover programmare, senza dover temere di trovarsi in un punto dove non può andare né avanti né indietro, e il tema delle app e quindi delle sorte di strumenti di pianificazione del viaggio con le informazioni in tempo reale di accessibilità e di utilizzo delle varie degli out, quindi delle varie modalità di trasporto, è essenziale. Purtroppo le aziende si adeguano e hanno in questi anni sviluppato sistemi di assistenza ad hoc. Sono serviti, sono stati utili e ben vengano, insomma, iniziative del genere. Però l'assistenza ad hoc implica sempre che se è necessario lo spostamento deve essere pianificato, deve essere concordato. Poi le aziende ovviamente offrono un'assistenza, e ribadisco, ben venga, sono state e sono ancora iniziative molto utili, però il passo successivo è esattamente quello di cui si parlava. Deve essere indifferente, una persona con o senza disabilità deve potersi muovere come e quando vuole e quando lo ritiene, senza dover giorno prima telefonare al call center e dire guardate che io domani alle 4 vado da qua a là, e quindi in qualche modo limitare la propria libertà. Quindi un'associazione sosteniamo assolutamente iniziative del genere e per quanto sarà nostra possibilità aiuteremo e spingeremo l'iter di questa norma. E auspicando, e questo vuol dire un confronto diretto sempre e costante con chi questi problemi li vive tutti i giorni e in qualche misura ci apre gli occhi su alcune tematiche che magari tendiamo a sottovalutare, ma che sono molto importanti. Quindi io ringrazio ancora per l'invito e per l'occasione che ci è stata data di poterci esprimere, e ribadisco l'impegno nostro ad essere sempre presenti a fianco di queste battaglie. Grazie. Grazie a voi, anzi approfitto per salutare anche l'altro rappresentante di Agens, che è appunto Livio Ravera. Ho saltato dalla scaletta, e mi scuso per questo, Roberto Romeo, vicepresidente di FAN. Quindi
Innanzitutto grazie, buongiorno onorevoli, e sicuramente un plauso da parte della Fund per questa iniziativa. E vi porto i saluti del presidente Pagano che mi ha delegato, anche perché io, oltre a essere vicepresidente Fund, sono anche sono presidente nazionale dell'ANGRAT. L'ANGRAT è l'associazione che si occupa proprio della tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità, quindi un cambio culturale, anche di ribaltamento di quelle che sono, come ha detto anche il presidente Falabella, fino ad oggi un po' le azioni che i governi hanno fatto in maniera molto molto impositiva, e trasformarli in situazioni, in momenti che individuano delle primarietà per chi effettivamente ha fatto un percorso e ha reso accessibile un sistema e dei mezzi di trasporto, può essere un incentivo assolutamente che può creare un domino positivo, scatenare nei vari territori, perché poi sappiamo anche quanto tutto sia condizionato dalle risorse. L'accessibilità dei sistemi di trasporto non riguarda soltanto il mezzo in quanto tale, ma riguarda tutto il contesto, quindi la città o le città se parliamo di trasporto interregionale o se andiamo ancora più fuori. E qui c'è un altro aspetto che volevo, magari avremo modo poi di incontrarci, legato al tema del trasporto pubblico locale, anzi scusi, del trasporto pubblico non locale, quindi il bus Gran Turismo. C'è un regolamento 181 che è disatteso rispetto a alcuni obiettivi che prefissa il regolamento con i suoi allegati legati all'accessibilità, alla formazione del personale, all'accessibilità di tutta una serie di situazioni e contesti che non è solo il mezzo. Sappiamo benissimo che il sistema turismo ha subito ovviamente un grande danno causa pandemia, e quindi c'è necessità anche di poter intervenire per sostenere questo settore, perché insieme al trasporto pubblico locale e insieme a un altro aspetto determinante, su questo riprendo quello che ha detto l'onorevole Noia, quindi un plauso su tutti quei risultati ottenuti con il decreto infrastrutture legate alla facilitazione sulla viabilità e la sosta delle persone con disabilità, che noi da tempo infatti abbiamo anche fatto alcune edizioni in commissione trasporti, siamo visti proprio su questi argomenti, e quindi certamente siamo ben lieti dei risultati, ma avremo necessità di ulteriori piccoli passaggi che tra l'altro non costerebbero nulla. Uno in primis, che con la Fund, con la Fishing da diverso tempo cerchiamo di stimolare al Ministero dei Trasporti la ricostituzione del Comitato Tecnico Interministeriale per le patenti di guida. Io e il presidente Falabella siamo due persone con disabilità diverse, ma che guidano una vettura adattata. Ora, il tema della mobilità privata è centrale tanto quanto il tema dell'accessibilità pubblica, sia delle strutture, dei servizi e dei sistemi di trasporto. Ci ha consentito tra l'altro di anche creare una sorta di salvaguardia e tutela personale nei momenti di Covid, perché muovendoci con i propri mezzi abbiamo evitato l'entrare a contatto con situazioni pericolose quali potessero essere il trasporto pubblico locale. La ricostituzione di questo comitato tecnico riteniamo fondamentale oggi, perché nel 2014 è stata fatta un intervento di semplificazione normativa con la legge 114, dove le patologie stabilizzate non ritornano più in commissione medica patenti a scadenza della stessa, ma rimangono però in capo alla commissione medica patente tutte quelle patologie che nel tempo, per la loro gravità, necessitano di ulteriori valutazioni. Le commissioni mediche nel tempo hanno avuto un ricambio generazionale da parte di rappresentanti del Ministero dei Trasporti, perché è composta da rappresentanti della ASL, quindi parte medica, parte specialistica e parte legata appunto alla valutazione del dispositivo di guida più idoneo, quindi la parte competente per quanto riguarda il Ministero dei Trasporti. Queste situazioni, e allora il Comitato Tecnico era un punto di riferimento per casi particolari, è intervenuto sempre e comunque a titolo gratuito, non è stato mai un costo per la pubblica amministrazione. Oggi ancora di più riteniamo fondamentale, proprio per queste patologie gravi che necessitano di essere valutate in maniera oggettiva,
perché può capitare, purtroppo e capita spesso, per mancanza di conoscenze e di formazione degli stessi componenti delle commissioni, di quelle che sono le innovazioni tecnologiche che oggi ci sono e che sono avvenute in maniera molto molto veloce e rispetto alla norma che è esistente a livello nazionale ed europeo, l'abbinamento dell'adattamento rispetto alla patologia. Sembrano cose molto semplici, ma in realtà poi se le commissioni non hanno un punto di riferimento tecnico, come era il comitato tecnico, si rischia che una persona che fino al giorno prima guidava, il giorno dopo si ritrova reclusa in casa, segregata in casa, e cambia totalmente la propria prospettiva e il proprio futuro di vita. Quindi mi permetto insomma di chiedervi l'eventuale disponibilità ad un confronto su questo, perché stiamo cercando fortemente di riuscire a far ricostituire il comitato tecnico. C'è la necessità proprio emersa dalle commissioni mediche di tutta Italia di avere un punto di riferimento e di essere formati, perché l'altro aspetto, oltre al trasporto pubblico, quindi vi sottolineo la bontà e il plauso della proposta normativa sulla quale anche noi siamo a disposizione anche per eventualmente valutare la possibilità di essere implementata e integrata su altri punti, ovviamente coerenti con la proposta normativa, e dall'altra il sostegno alla mobilità privata, anch'essa riconosciuta nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che deve viaggiare parallelamente proprio all'accessibilità, perché se non esistono questi due fattori e viaggiano insieme in maniera parallela, si rischia che poi si arrivi a un lavoro a metà. Quindi grazie per la disponibilità, grazie per lo spazio e buon lavoro. Grazie, abbiamo appuntato anche questa esigenza di lavorare sulla ricostruzione del comitato tecnico per le patenti di guida, e su questo poi ovviamente avremo un confronto dedicato, ma diciamo siamo ovviamente disponibili, anzi ci mettiamo al lavoro da oggi. Onorevole Nobili. Non ho molto da aggiungere, soprattutto non ho alcun titolo per concludere un lavoro che mi sono solo limitato ad accompagnare, che invece è figlio della sensibilità e del lavoro soprattutto della Presidente Baita e dell'Onorevole Noia, e che è stato molto utile condividere con le realtà che incidono su queste questioni, a partire da Agence fino a Fish, Fund e tutte le realtà di categoria. In particolare ci tengo a ribadire, come ha fatto la Presidente Paita, che il nostro è un approccio sistemico al tema del TPL, al tema della sua riforma, al tema anche della riforma che dovrà arrivare della Fondo Nazionale dei Trasporti e di come viene ripartito, e ai temi dell'accessibilità, sempre a tutto tondo. Mi ricollego anche a quello che diceva Lisa, sia dal punto di vista dell'accessibilità come fattore di sviluppo, non solo come intervento sociale in qualche modo, e dall'altro sull'uso di tutti gli strumenti di innovazione che possono farci fare passi avanti al di là delle strumentazioni tecniche che garantiscono l'accessibilità. E a questo aggiungo, e mi fa piacere che questa, ovviamente veniamo da 2 anni sul TPL molto stressato, particolarmente gravato da tutto quello che ha rappresentato la pandemia. Il Fondo Nazionale dei Trasporti è stato in questi anni solo una delle fonti di finanziamento del TPL, che ha ricevuto anche ovviamente comprensibilmente maggiori risorse, però nell'ambito della riforma del TPL, nell'ambito della revisione del Fondo Nazionale dei Trasporti, questa premialità è una premialità indispensabile. Io mi limito a citare per chiudere la vicenda di Roma, che seguo più direttamente, ho seguito più direttamente anche in virtù delle ultime amministrative. Ecco, la situazione di Roma è una situazione particolarmente drammatica, e a me fa molto piacere che il dottor Giana oggi si è impegnato anche in questo contesto, perché ATM, ma anche Cotral, su cui ha lavorato negli anni passati, sono la dimostrazione che non è vero che il pubblico non può garantire un'accessibilità di alto livello e un servizio di TPL di qualità. Non è assolutamente vero. Le realtà che ho citato ne sono state la dimostrazione, spero che possa avvenire anche a Roma, però vi garantisco che la Spoon River degli ascensori delle fermate della metropolitana fuori uso per mesi interi, piuttosto che il dramma della quota di autobus compedane per l'accessibilità, ma soprattutto il dramma della quota inferiore al 50%, almeno fino a qualche mese fa, degli autobus che hanno la pedana, che hanno la pedana funzionante, col paradosso che quando un mezzo è in manutenzione
è considerato riparato se funziona il mezzo, ma non se funziona la pedana. A questo della nostra città, nella mia città, eravamo arrivati. Spero che con l'aiuto e della PDL e del lavoro del buon dottor Giana si potrà nei prossimi mesi sorridere anche qui raccontare un'esperienza di passi avanti. Ma insomma, più in generale, io penso che questa PDL sia un contributo fondamentale e siamo al lavoro per farla diventare al più presto realtà. Grazie. Grazie, abbiamo portato via un sacco di tempo, adesso però se ci sono delle domande, siamo a disposizione. Anzitutto Giusy Versace. No, salve, soltanto proprio un minuto per fare i complimenti alla collega, alla vulcanica collega Lisa Noia, che riesce sempre a coinvolgere e a travolgere. Ringrazio tutti per essere presenti. Volevo semplicemente dire che io personalmente sottoscriverò la proposta di legge, ma mi farò anche portatrice perché questa stessa proposta di legge possa essere, come tante altre iniziative, non solo trasversale, ma assolutamente pienamente condivisa, perché la sua trasversalità non sta solo nel fatto di raccogliere firme, quanto nel, con convinzione, promuovere questo tipo di iniziative. Proprio ieri c'è stata la firma dei primi 5 atleti paralimpici nei gruppi sportivi, una cosa che sembrava impossibile in realtà era solo difficile, è potuta, come dire, ha potuto vedere la luce grazie alla sua trasversalità. Quindi questi temi devono assolutamente essere condivisi. Da parte mia c'è la massima collaborazione, e credo che anche insieme a Fish Fund, a tutte le persone che ci credono e che prestano il tempo e il volto, forse principalmente al di là delle sanzioni e delle norme che devono sicuramente esserci, serve lavorare soprattutto sulla sensibilità e la cultura del paese, perché c'è troppa ignoranza, troppa arroganza, troppa supponenza, troppa strafottenza, passatemi il termine, proprio su questi temi. Soltanto quando cadi, ti rompi una gamba, forse ti rendi conto che cosa vuol dire una barriera architettonica. E quindi più ne parliamo, più riusciamo a dare un'accelerata a quel concetto di inclusione di cui in tanti si riempiono la bocca, in pochi si adoperano per attuarlo. Quindi era soltanto questo, per cui Lisa, lo sai, hai un'alleata. Siamo sorelle. Grazie. No, grazie Giusy, noi ci speravamo francamente nel tuo sostegno e siamo anche onorati della tua presenza, quindi grazie e lavoreremo insieme. Prego. Grazie onorevole, e grazie anche dell'invito. Io sono Daniel Della Sita, sono giornalista che lavora nella redazione Radio Rai e anche con GR Parlamento, che vi segue sempre con attenzione per tutte le iniziative. Ci tengo anche a sottolineare che noi nel nostro palinsesto abbiamo diverse trasmissioni, di cui una è anche no dedicata alla disabilità, e l'altra, come quella che rappresento io qui, l'Italia che va, che è un esempio di best practice che possono essere naturalmente portate all'attenzione del pubblico. La domanda era questa: nel rallegrarmi per naturalmente parlare di un tema, e anche con il dottor Falabella abbiamo avuto tante volte occasione di farlo insieme, perché è un tema di civiltà, di sviluppo, di crescita dal punto di vista economico e anche dal punto di vista della sostenibilità, come abbiamo detto, dobbiamo anche renderci conto che noi viviamo qui a Roma, che è un unicum in molti di noi, e sappiamo anche le difficoltà di una città come questa. Ma al di là di una grande città come può essere Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bari, eccetera, Torino, la domanda era questa: questo progetto si basa anche molto, si fonda sulla tecnologia. E quindi come si armonizza per due aspetti fondamentali? Magari è una domanda sciocca, però ve la faccio perché anche le domande che possono essere più ovvie necessitano di una risposta. Come si armonizza tutto ciò con sia da un lato l'alfabetizzazione informatica delle persone e dall'altro con il divario digitale in zone laddove per esempio anche l'accessibilità alla rete è residuale o non è così sviluppata? Grazie, raccoglierei una serie di domande così poi possiamo eventualmente rispondere. E ha chiesto la parola Gianfranco Falcone, Espresso. È collegato. Bisognerebbe attivare il microfono, mi scusi. È attivato? Perfetto, sì. Ora perfetto. Sì, grazie. Volevo ringraziarvi per il vostro invito. Io ho sentito le parole molto interessanti rispetto all'autonomia del viaggio. Programmare intrappolato, affidabile. Io sono di Milano e ho una tetraplegia e uso esclusivamente i mezzi del servizio pubblico.
Il problema è che non sempre le informazioni che mi vengono fornite sono attendibili, per cui mi trovo spesso in situazioni che rasentano la commedia dell'arte. Nella vostra proposta di legge è previsto un controllo sull'attendibilità di queste informazioni che vengono proposte? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è l'utilizzo del linguaggio. Spesso mi sento dire che una tal linea è parzialmente abilitata al trasporto delle persone disabili. Spesso queste affermazioni sono corrette dal punto di vista sintattico, ma non dal punto di vista della realtà, perché per me una linea che va da una periferia a un'altra periferia e ha soltanto 3 fermate in tutto, ai 2 capolinea e 1 in mezzo, che è accessibile per le persone disabili e non sono tutti i mezzi, non è una linea abilitata neanche parzialmente. Quindi si ritorna alla domanda precedente: è previsto un sistema di controllo sulle informazioni che le varie app, i numeri verdi, forniranno al pubblico? Anche in previsione, e questo è un dato importante, c'è un appuntamento a Milano Cortina del 2026, che è un appuntamento estremamente importante, in cui si dovrà confrontare anche con un pubblico internazionale. Se il servizio proposto sarà questo, sarà una grossa difficoltà per l'immagine paese. Grazie. Ci sono altre domande o contributi? Vedi, no. No. Allora, poi ovviamente lascio la parola anche a Lisa, però volevo, diciamo, rispondere a queste due domande, partendo in realtà dalla seconda. Noi prevediamo dentro, diciamo, la proposta di legge che poi naturalmente, come spesso accade in queste circostanze, diciamo, di norme generali, sia il Ministero a fare dei decreti dove specificherà sia il tema della quantificazione vera e propria dei posti che il tema delle modalità operative. Naturalmente questo non ci esime dall'essere anche propositivi direttamente, perché non c'è dubbio che il caso, diciamo, citato ora dal giornalista dell'Espresso, cioè di dire anche definizioni molto vaghe, deve essere corretto. Ecco, quindi l'attività di controllo sarà, diciamo, preventiva, perché le griglie attraverso le quali verrà strutturata l'assegnazione dei fondi saranno griglie che specificheranno, diciamo, all'inizio tutti questi temi, diciamo, sia relativi all'attendibilità che relativi, diciamo, alla definizione vera e propria dei mezzi. Mentre la seconda, diciamo, osservazione, cioè il tema appunto della divario digitale e della necessaria del combinato disposto tra, diciamo, la tecnologia e il mezzo vero e proprio, lo strumento vero e proprio, questo è un tema un po' più complesso. Vi dico quale sarebbe la mia personale ambizione. Noi abbiamo tantissime risorse assegnate nel PNRR sul tema della digitalizzazione, e sono anche risorse che vanno, diciamo, ad intervenire proprio, diciamo, sul divario e su quelle zone che fino ad oggi, diciamo, sono rimaste un po' al di fuori, diciamo, dell'innovazione tecnologica e dei servizi, diciamo, digitali. Queste risorse devono essere virate con progetti specifici anche molto, diciamo, a questa combinazione di obiettivi, perché questo è un tema, diciamo, che deve riguardare certamente i grandi centri urbani, ma anche le realtà più piccole, perché, insomma, sarebbe davvero molto sbagliato e anche parzialmente inutile il fatto di lasciare fuori fette importanti della popolazione. Mentre sul tema, diciamo, alfabetizzazione, qui va fatto un lavoro più profondo. È chiaro, diciamo, che non può essere risolvibile all'interno, diciamo, della nostra proposta di legge, però, insomma, anche questo obiettivo è inserito, diciamo, nei grandi temi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratterà ovviamente, diciamo, di monitorare anche questa iniziativa. Lisa. Io aggiungo solo due parole sul tema delle definizioni. Questo è, secondo me, rispetto all'accessibilità, davvero uno dei temi centrali. Lo dico portando anche la mia esperienza di delegata sull'accessibilità Milano nello scorso mandato. Uno dei punti fondamentali è riuscire a far parlare
amministrazioni, aziende del trasporto pubblico con un alfabeto, con un linguaggio comune. Cioè, se noi in questa stanza dicessimo ditemi se questo luogo, questo mezzo è accessibile, probabilmente avremmo 10 risposte diverse. Il fatto di creare un linguaggio univoco, comune e preciso, che poi è quello che consente anche di avere l'informazione attendibile, che deve non essere AB, cioè accessibile o no, ma deve anche dire di che tipo di accessibilità si sta parlando, perché poi le disabilità sono tante, i bisogni sono tanti, è uno dei punti fondamentali di cui appunto, come diceva la Presidente Paita, ci si dovrà occupare nella fase attuativa con molta attenzione. Su questo ricordo che si sta costituendo un tavolo dedicato all'accessibilità presso il Ministero delle Infrastrutture con la collaborazione del Ministero delle Disabilità, che secondo me potrà fare un grande lavoro generale su questa cosa. L'altro elemento che volevo dire, e mi taccio poi, è appunto le Olimpiadi, per esempio per Milano, sono un'enorme occasione o un enorme rischio di fare una figuraccia. Io credo che noi dobbiamo adottare per tutti i grandi eventi il modello che fu delle Olimpiadi di Londra, che fecero fare a una città come Londra un salto culturale e anche strutturale enorme. Questo è l'obiettivo, e qua metto il cappello di consigliera comunale di Milano, su cui noi spingeremo, perché appunto i grandi eventi sono un'occasione enorme di progresso culturale, progresso infrastrutturale, che se viene sprecato non torna più indietro e anzi diventa un boomerang, perché la figuraccia è estrema. Quindi anche su questo dovremo molto lavorare, sono sicura che avremo la collaborazione di tutti gli operatori, dall'amministrazione pubblica a tutte le partecipate. Dunque, c'è una richiesta di intervento da parte di Arrigoni, Corriere, però non riesce forse a collegarsi. Abbiamo... No, ci sono. Ecco. Ah, perfetto, ok, avevamo avuto informazioni errate. Prego. No, no, è che devo staccarmi fra pochissimo, solo mi è sembrata una cosa, tra le tante che avete detto, molto interessante. E siamo anche, per esempio, a Google e a un aggiornamento possibile delle maps anche in questo senso. Volevo capire se secondo voi è una cosa possibile o se vi potete attivare non solo con Google naturalmente, ma in particolare con Google, visto che è il più usato, si potete attivare anche in questo senso, o se comunque può rientrare anche nella proposta che volete fare. Allora, nella proposta abbiamo messo un generico, diciamo, riferimento alla creazione di app e di siti dedicati da parte delle varie aziende di trasporto pubblico locale. Però quello che avevamo in mente, diciamo, in questa complicità di piani rivoluzionari, per citare il poeta, con Lisa Noia, era di lanciare una sfida vera e propria a tutti i colossi. Cioè, noi lanciamo in questo momento una sfida e vorremmo veramente, ve lo chiediamo con il cuore, che titolaste, diciamo, questa sfida. Lanciamo una sfida a rendere, diciamo, in modo plastico l'opportunità delle persone di intraprendere percorsi dedicati anche attraverso le loro straordinarie app, che si parli di Google o di qualsiasi altro strumento in questo senso. Non escludiamo anche, come dire, di attivarci autonomamente con la creazione di una startup su questo punto. Però ovviamente, al di là dei sogni, a noi sembra importante la sfida culturale, che non è rivolta solo alla pubblica amministrazione, ma fatemi dire in questo caso anche ai soggetti privati, che dispongono di tutti i dati, perché dobbiamo dirlo. Esatto. Bene, se non ci sono altri interventi, noi vi ringraziamo di vero cuore, perché insomma, abbiamo tanto tenuto e lavorato a questa cosa, e quindi ci ha fatto piacere condividerla con voi, con la stampa, e anche, diciamo, lasciarci con l'impegno ad un aggiornamento costante su questo punto. Grazie. Grazie.